Yoga Voluntary Disclosure 2015. A meno di due mesi dal termine ultimo del 30 settembre per presentare la Voluntary Disclosure, quali rischi restano? In questo video illustro i rischi della Voluntary Disclosure per imprenditori. Imprenditori con imprese in Italia che preferiscono non fare niente e che hanno paura che la Voluntary Disclosure contamini la loro impresa italiana. Buongiorno, sono Enzo Caputo, avvocato svizzero con SwissBankingLawyers.com che parla da Paradeplatz Zurigo. Molti mi chiedono a gran voce una proroga che allunghi i termini per presentare la domanda. E molti sono sicuri che la proroga ci sarà. Il problema che si pone è di quale tipo di proroga. Il primo tipo di proroga a cui si sta presentando prevede una prenotazione dell'autodenuncia che va fatta entro il 30 settembre e poi la documentazione si presenta anche dopo i 30 giorni previsti. Questo vuol dire che con questo tipo di proroga si fa una denuncia senza sapere quanto viene a costare. In pratica si fa la denuncia di natura irreversibile, di natura irrevocabile, senza sapere a cosa si va incontro. In pratica abbiamo una autodenuncia al buio. Un altro tipo di proroga discussa è quella di tre mesi, cioè la domanda va fatta entro il 31 dicembre 2015. Secondo il mio parere, la Banca d'Italia ha fatto male i conti. Non sono solo 50.000 i conti da regolarizzare, ma ben di più. La stessa Agenzia delle Entrate ha corretto da poco la stima precisando che solo nella Lombardia si aspettano circa 60.000 casi. Secondo me sono ancora di più di 60.000 e sono tutti imprenditori che temono che la Voluntary Disclosure possa contaminare la loro impresa in Italia e portarla alla rovina. Esistono tanti imprenditori che finora non hanno fatto niente per paura delle conseguenze penali e fiscali. Tanti imprenditori che hanno lavorato in Libia o in Ucraina sono stati costretti ad affrontare altre realtà, realtà diverse. Si sa che in questi paesi per poter lavorare bisogna dare da mangiare ai leoni, bisogna ungere gli ingranaggi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che una ditta che installa fabbriche di scarpe, per esempio in Libia o in Ucraina, senza pagare agli agenti introduttori delle introduction fees, senza pagare dei finder's fees, non viene mai introdotto nei giri dove si ottengono questi affari. Senza finder's fees, questi affari non si trovano mai. Questi agenti o mediatori o facilitatori di affari libici o ucraini non hanno neanche la possibilità di aprire un conto bancario in Svizzera. Non sono rari i casi nei quali l'imprenditore italiano stesso ha messo a disposizione il conto della sua società offshore, per esempio la sua British Virgin Islands Company, a disposizione del suo partner libico, per far passare dei soldi che non erano suoi. Questi imprenditori ora temono di aver commesso reati come riciclaggio e corruzione e temono che facendo la Voluntary Disclosure coinvolgeranno altri soci e altri partners. Questo non è sempre vero. Perché? Perché manca il reato di base. Tanti nomini directors e gestori ticinesi non erano ben preparati e in altri tempi hanno aiutato a fare tutte queste transazioni senza base contrattuale sufficiente, senza contratti, senza finder's fee agreements. Erano altri tempi e si lavorava diversamente. Ora i tempi del Wild West Banking ticinese appartengono definitivamente al passato. Voglio rivolgermi proprio a questi imprenditori. Se tu sei uno di questi, devi sapere che questi contratti Finder's Fee Agreement o Introduction Agreements ti aiuteranno a giustificare la storia della transazione specifica. Essi riflettono una situazione contrattuale che esisteva solo oralmente e che ora, a causa della Voluntary Disclosure, vanno creati per iscritto, per spiegare e documentare i flow of funds, i movimenti del denaro. Non dico di fare contratti con data falsa, ma di fare oggi dei contratti che spiegano com'era la situazione quando queste transazioni erano all'ordine del giorno. Tante paure sono insensate perché in tutti questi casi non ha rubato nessuno. Non esiste un reato vero e proprio.
Basta spiegare bene, ma soprattutto documentare bene, con contratti che io ho pronti nel mio ufficio, che io ho pronti nel cassetto. Grazie a questi contratti possiamo dare la massima trasparenza e spiegare anche le transazioni più sensibili, le transazioni più complesse. A questi imprenditori dico: non siete soli ad avere questi problemi. Tutti quelli che lavorano in questi mercati difficili sanno che senza i canali giusti lì non si lavora. Dunque bisogna mostrare e documentare che questa era la realtà e che questi contratti del tipo Finders Fee Agreement and Introduction Fee Agreements erano e sono tuttora all'ordine del giorno in queste nazioni. Se anche tu hai un conto in Svizzera da regolarizzare, non rimanere passivo e non perdere tempo nell'attesa di un miracolo. Non ti puoi permettere più di fare errori ora. La voluntary disclosure è l'ultima chiamata. Fatti aiutare da noi, con i nostri contratti. Prendi in mano il telefono oggi stesso. Usa una linea neutrale, magari quella di un hotel, e chiama subito il numero 0041 79 790 4444 per fissare un appuntamento con me a Zurigo, lontano da occhi e orecchie indiscrete. Ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato e ti auguro una buona giornata. Grazie dell'ascolto.